cartellone, vai a Sondro, gente bella, gentile. Un ritorno a teatro che aspettavamo da tempo, un cartellone che diventa via via sempre più prestigioso. L'attore Giovanni Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che al Teatro Sociale di Sondrio ci ha regalato Chiedimi se sono di turno, ci ha riservato un esilarante viaggio fra reparti, pazienti, paure e manie, grazie anche ai ricordi di quando lui stesso lavorava in ospedale. Sognava di fare il calciatore, ma la realtà è ben diversa fra pulizie e l'uso del pappagallo in ospedale. Lo spettacolo ha aperto la stagione teatrale 2021-2022. Peraltro il pubblico valtellinese ha potuto apprezzare Poretti anche durante il lockdown grazie alle pillole di teatro. È la storia di un infermiere che fa il turno di notte. Durante un turno di notte succedono di tutti i colori ed è appunto in una notte il tentativo di raccontare tutto quello che succede in una corsia di ospedale in maniera comico-tragica o tragicomica, secondo di come si voglia mettere. Un attore che parla di un mondo che ben conosce, avendo lavorato per anni in ospedale, prima del grande successo ottenuto in TV e poi anche al cinema. Certo, ho fatto anche l'infermiere per 11 anni nella mia vita. Del resto, se non avessi fatto l'infermiere, come potevo curare i miei due soci? La soddisfazione di Marcella Fratta, assessore alla cultura del Comune di Sondrio. Come amministrazione comunale abbiamo già in programmazione altri due spettacoli fino a dicembre, che sono Furore e Regalo di Natale. Poi, per la giornata della violenza contro le donne, abbiamo uno spettacolo che si intitola Baba Blu e uno spettacolo per bambini a Natale. Quindi fino a dicembre la programmazione è già fatta e ci saranno appunto delle sorprese da gennaio in avanti, perché se il teatro potrà essere riempito al 100% potremo offrire anche un mini abbonamento che adesso stiamo valutando assieme al nostro direttore artistico. Un ritorno alla cultura, al teatro, che avviene per gradi, ma c'è anche grande speranza, voglia di fare per il futuro più immediato. Andrea Ragosta, direttore artistico del Teatro Sociale di Sondrio. Finalmente riesco a fare una stagione qua al Teatro di Sondrio, e di cui siamo felicissimi, grazie all'incarico che mi ha dato il Comune e grazie all'appoggio dell'assessore Fratta, con la quale abbiamo proprio realizzato e pensato questa stagione. Ed ecco la visione del direttore artistico Ragosta. Si innesca una sorta di rito, un rito però della comunità, che aiuta la formazione della coscienza e quindi la coscienza critica, la coscienza collettiva, invece di essere delle semplici monadi in balia del primo vento, ecco.